Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi unboxing speciale, veramente sono stracontento e tra poco scoprirete il motivo. Innanzitutto vorrei intanto ringraziare Electro Italy per la fornitura, vi lascio tutti i link del sito, di quello che ci sarà qui dentro, eccetera, in descrizione. Detto ciò ragazzi, io farei partire l'intro e poi vediamo cosa c'è qua dentro. Mamma mia, questo è il momento quello top. Bam! Allora ragazzi, sono veramente contento. Qui dentro ci sta una autoradio, la mia nuova autoradio. Per chi non lo sapesse, prima avevo un Pioneer, di cui vi lascio il link qui in alto a destra, che sta di qua, potete vederlo. E dato che non ero contentissimo, diciamo, di avere un sistema chiuso nel 2018, ho optato per una radio Android 8.1. Autoradio veramente speciale, in quanto è come se avessimo un tablet in macchina. Quindi, tiriamolo fuori. Ok ragazzi, questo diciamo che è l'impacchettamento della nostra autoradio. Qui abbiamo subito il manuale delle istruzioni. Abbiamo delle staffe per la nostra mascherina di metallo. Qui ci troviamo tutti i vari cavi, ora vi dirò cosa servono. Ma cosa più importante è questo. Allora ragazzi, questo secondo me è l'autoradio Android migliore che c'è in circolazione. Ha uno schermo di 7 pollici, 7,2 per l'esattezza se non sbaglio. Ovviamente i pollici si riferiscono allo schermo esterno, internamente è più piccola. Detto ciò, perché è l'autoradio migliore? È l'autoradio migliore perché ha già montato Android 8.1, ha 4 GB di RAM, ha 32 GB di spazio archiviabile, ma è espandibile tramite scheda microSD che supporta massimo fino a 128 GB. E detto ciò, il CPU è un octa-core, quindi sarà molto rapido come processore. Detto ciò, queste sono un po' le specifiche hardware di questa macchina, anzi di questa autoradio. E detto ciò, vediamola perché sono veramente eccitato. Come potete vedere, questa è la nostra autoradio, schermo più grande rispetto alla mia vecchia Pioneer SPH che aveva lo schermo di 6,2 pollici, questo è quasi un pollice più grande. Non ci troveremo i pulsanti analogici, nel senso la rotellina, queste cose qui, ma avremo tutto touch. Questo è l'inserimento per la scheda microSD. Ok ragazzi, ci spostiamo sul retro della nostra autoradio, qui ci troviamo tutte le entrate dei vari connettori. Partendo da sinistra, qui avremo l'ingresso per la SIM. Esatto, avete capito bene ragazzi, questa autoradio supporta la SIM card, quindi potrete anche telefonarci volendo, però non penso che sia una cosa super necessaria. Qui sotto abbiamo il fusibile con il nostro attacco per l'alimentazione, che poi andrà dentro la macchina. DTV sinceramente non so cosa sia. Qui sotto comunque abbiamo varie prese, che siano la dumb camera,
microfono, la telecamera posteriore, poi abbiamo il GPS, abbiamo l'antenna della radio, abbiamo l'antenna del wifi, ma questa già di serie supporta il wifi, questo è semplicemente un optional che per chi vuole anche una pennetta 4G/3G appostato sulla radio. Cosa che a noi non interessa perché ci basterà il wifi per fare hotspot con il nostro telefono. E poi come optional abbiamo anche l'attacco per la televisione, quindi volendo su questo radio potremmo supportare anche i canali del digitale terrestre e volendo metterci anche Sky, Premium, Netflix, queste cose qua. Ok ragazzi, siamo giunti al termine di questo unboxing. Avete visto tutto di questa autoradio, tutto ciò che potete trovare all'interno della scatola. Ci vorrà un po' di tempo prima che esca il secondo video, in quanto uno, mi devo studiare come montare l'autoradio, due, mi devo comprare la telecamera posteriore perché andremo a installare una telecamera nel retro della macchina, quattro, andrò a tre o quattro, vabbè. Insomma, 3 o 4 devo comprare anche la radio DAB perché voglio su questa radio la radio digitale perché, come dicevo prima, siamo nel 2018, ragazzi. Detto ciò, ringrazio ancora moltissimo Elettro Italy, di cui troverete tutti i link qua sotto in descrizione. Vi ricordo di approfittarne perché questa è la settimana del Black Friday e non so ora le tempistiche di quanto lo faranno durare loro sul proprio sito. Vi ricordo anche di iscrivervi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, di iscrivervi soprattutto al canale. Quindi ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi. My back to the wall, turn my back on you all, and you finish. Back to these bullets, it's back to the job, put my Mac on and all of you.